Ciao, mi chiamo Giulia, ho 26 anni, vengo dalla città di Livorno e sono un'ex studentessa della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, che ho frequentato dal 2013 al 2017 e presso la quale mi sono diplomata nel corso di design come product e interior designer. Sin dai tempi del liceo ho sempre avuto una grandissima passione per la materia della storia dell'arte, in particolar modo per il periodo del design, e ho così deciso di approfondire le mie conoscenze in questa materia proprio alla Lava a Firenze. Se dovessi descrivere l'esperienza che ho avuto la fortuna di vivere alla Lava, molto semplicemente direi che è un qualcosa che rifarei anche domani, che mi ha lasciato tantissimo a livello professionale, ma anche e soprattutto a livello personale. Tramite l'affiancamento di corsi teorici e pratici condotto da docenti ed esperti nel settore dell'architettura e del design, ho imparato a gestire un progetto dall'inizio alla fine, in ogni sua fase, e un metodo progettuale che ho poi applicato in quello che è diventato il mio lavoro. Dopo essermi diplomata alla Lava, ho lavorato in diversi settori, come ad esempio quello della nautica, dell'illuminotecnica e dell'arredamento, dove ho svolto la professione di disegnatore tecnico e progettista. In particolar modo, attraverso programmi di grafica e software per la progettazione e per il disegno bidimensionale e tridimensionale, mi sono occupata, ad esempio, della creazione di schede tecniche, di manuali di istruzione e, più in generale, di contenuti digitali per quanto riguarda i social media e i siti web. Attualmente rivesto invece il ruolo di product designer all'interno dello studio di design e stampa tridimensionale del quale sono socia. E qui mi occupo dello sviluppo dei nuovi progetti partendo dall'idea di un oggetto, ricostruendolo virtualmente al computer tramite software CAD e realizzandolo concretamente grazie alla stampa 3D. Lavorare nel campo del design e della creatività per me significa guardare il mondo e gli oggetti che ci circondano con occhi diversi. E significa soprattutto dare forma e concretezza a pensieri ed idee, anche i più improbabili. In generale, creare e progettare non è per me solo un lavoro. Lo ritengo più che altro un piacere e il miglior modo per poter esprimere me stessa. A chiunque deciderà di intraprendere un percorso all'interno dell'ambiente Lava, auguro sinceramente di vivere un'esperienza quanto più possibile simile alla mia, che rimane ad oggi uno dei periodi più importanti e significativi del mio percorso formativo.